Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Satti Gaming, siamo tornati qui su Devil Within e ci avviciniamo sempre di più verso la fine. Mancano infatti pochissimi capitoli e vi ricordate adesso stavamo andando verso l'ospedale perché dovevamo fermare Ruvik prima che qualcuno arrivasse. Ancora non si è capito chi però, chi starà arrivando. Ok, diciamo che la strada è un po' impervia. Vabbè dai, no, passiamo tranquilli. Passiamo tranquilli su questa cosa. Che ci prego. Manca fa finta di poter fare l'equilibrista. No, lui ci corre sopra. Oh, del buon cervello. Oh, attenzione, fermi, fermi, fermi. E Joseph. Eccolo qua, capitolo 11 superato. Perfetto. Si procede per il capitolo 12, ragazzuoli. Grazie a Dio stai bene. Come sei arrivato qui? È stata dura. Almeno non ho avuto più attacchi. Vorrei poter dire lo stesso. Ehi, forse ho trovato un mezzo di trasporto. Dici che funziona? Andiamo a scoprirlo. Merda! Che stai facendo? Rispondi! Che cazzo era quello? Che cazzo? Dai cazzo, sta merdata! Vabbè. Oh no! Salve! Non resto certo qui a morire. Sente, bocca za. Ok, ok, se gli sparo un faccio mi fa male. Anche se la pistola gli fa un po' poco. Però se riesco a sparare con la pistola. Salve, è un po' incazzato lei. La capisco. Però, se scende un pochino... E davvero... Ok, ok, si è staccato, si è staccato, si è staccato. Ma se ne va o torna? Pazzo raccolto. Che cazzo? Guarda, è un po' schifo. 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 Fammi raccogliere munizioni, fammi raccogliere munizioni. Pure qui ci sono munizioni, cecchino, grazie. Sta a tornare, sbrigate. Sbrigate, sta a tornare. Vai. Ok, questo è mo ricaricato, questo è mo ricaricato. Mamma mia, è curvo che fa. Ah, ok. Non ce l'ha le quattro ruote motrici quello. Sì, ma fermamosi. Non so quanto saremo al sicuro qui. Penso poco, visto che sfondano le palazze, sto schifo. Che famo? Aspettiamo, che ne so, vogliamo aspettare qualcuno che se lì alla fermata. E adesso? Cazzo ci hanno tirato? Sono sopra di noi, Sebastian! Che problema c'è? Lo sfondiamo adesso! Ok, se non munizioni, ci avevamo poco. Via, via! Non preoccupate, ci mettiamo un attimo a farvi fuori. Via! Guarda, oggi che mira, raga! Sono quasi... Cioè, sono allibito di me stesso, so! Cioè, ti penso nella geschina, intanto mi recupero un po' dei proiettili, Perché tanto mo sicuramente arriva cosa, arriva... Urgot! Eccolo Urgot. Oh, torna su lì con legge, è schifoso. Io continuo a sparargli in bocca, ma sono tanto sicuro che gli può qualche cosa, sa. Guarda questo incazzato. Guarda questo incazzato. Apri la bocca. Mannaggia. Urgot sta buono. Sta buono. Non mi spadacchia! Che palle ste cazzo di locuste! Levati un po'! Ehi! Oh, però mi lasciano le munizioni locuste, beh! Brave locuste! Allora, no.
Robby si qui nel muso, eh! Non ti fermare! Per via, via un po' da sta zampa! Brava Locusta! Ma rieccolo! Si è preso il matto, raga. Dove siamo diretti, Joseph? Ho una teoria. Sembra che giriamo in tondo da un pezzo. Come per volontà di qualcuno. Quindi per noi è quasi impossibile capire come è fatto questo posto. Ma la luce, il Beacon Mental Hospital, è sempre fermo là. Quello che hai scoperto forse ha un senso. L'ho già visto in più di un posto. Già, anch'io. Sembra lo stesso, ma è difficile esserne certi. Quello che ho notato è che ogni volta che ne incontro uno, sono più vicino al faro. Forse è una coincidenza, ma come dicevo, sembra esserci una mente senziente dietro. Quindi pensi che dovremmo lasciar perdere e puntare dritti verso l'ospedale? Esatto. Bell'idea, detective. Sembra che la via a destra conduca proprio all'ospedale. Ma no, che cinque. Joseph, no! Portaci fuori di qui. C'è un'ambulanza là. Forse contiene un kit di emergenza. Vado io. No, vado io. Non fargli salire a bordo. E te pare che non la fa l'eroe? No, nappia sto coso all'ambulanza. Oh, aspetta, proietto. Nappia sto kit all'ambulanza. Però prima pregamoci tutta questa robetta qui che sono anche utili. Oh, ma che cazzo? Ma che si punta l'arma così? Guarda che è pericoloso, eh! Ma pensa un po'. Questo arriva, mi punta addosso un coso. Aia! Ma rimortacci tua! Ma pensa un po'. Ha sparato, raga! No, me la tira. Sì, quante ce n'hai, oh? Con giro di danza coccia di slide. Mo va bene che c'hai un candotto di dinamite, ma non è che la puoi tirare fuori di là una trentina. Quella mi spara. Non è mira. Che mira di merda. Basta, adesso mi ha fatto spiegare troppo proiettili di cappuccio. E poi che picchia una donna mi ha fatto girare i coglioni. Quasi mi devo proiettili, raga. E basta con sti candelotti. Guarda. Oh. Stai a ballare un po' troppo. Balla questo. Oh, sei abbassato. Ho visto dei proiettili da queste parti una volta. Sono quasi a secco di un po' tutto praticamente. Ah, eccoli qua. Chi è che sfascia i coglioni? Aia! Madonna, era perché non ti ho visto. Allora, aspetta, mo adesso risolviamo un attimo la cosa come si deve. Risolviamo un attimo la cosa come si deve, perché non è possibile. Via, sui troppi cecchini stanno a fare. Chi è? A posto, a cuccia. Imbecille. Ok, c'è niente che mi può essere utile. Però sono arrivato all'ambulanza. Ok, eccolo qua. T'ho trovato. Perfetto. Emostatico, sostanza che induce la coagulazione rapida in caso di ferite. La confezione contiene delle bende già intrise nel medicinale. Ok, perfetto. Allora, c'è pure una cura che io adesso fa così, me la, visto che ce l'ho al massimo, me la sparo così mi arrivo la vita al massimo e questa me la prendo. Che è questa?
Frammento mappa 24, ma mi sbatto il cazzo. Ne posso pure andare a NASA. Sì. Vabbè. Arrivo lì, si è arrivato. Quanto cazzo sta? Aia! Ok, spara. Un chiappo. Dai, come fatto non ci chiappa? Ah, mi sa che ci arriva la faccia quella del bronzo, sti imbecilli. Vai a cagare. Scoppio le mani davanti. E vabbè, va bene allora, fa come ti pare, fammi scoppiare pure Gesù bambino. Devo impadronirmi della mitragliatrice. Vabbè, vuoi morire oppure no, eh? Come te muovi tu? Come cammini? Siete un po' troppi, raga. Vorrebbe di... Dai un po' al cazzo. Sì, piano qui sopra, piano la mitragliatrice. E via. Fanno un po' di pulizia stavolta, eh. Oh, tu dove sei pianato? Attenzione, ci sono i razzisti. Fammi bene. Ancora. Andiamo subito via di qui. Ci vado addosso. Balleremo un po'. Ma che problema c'è? Va, va. Oh, lo posso guidare io il camion. Bello, yeah. Tantene più sotto. Va, va, va. Non ti preoccupare. Adesso si deve far pagare tutte le poppa. Ho gli interessi, va. E chi da scegliere? Mi sa la regione a calma che abbono da giù. Oh, ma quello è Rubik. Mi girano un po' i coglioni qua. Ben, se sando è arrivato questa con sto camioncino, sfondano un palazzo intero, 16 mura, addio. Oh, però abbiamo finito il capitolo 12, ragazzuoli. Attenzione, pure il capitolo 12 è terminato, quindi si procede per il 13° capitolo. Anche questo, devo dire, è abbastanza corto. Io direi una cosa, ragazzuoli, concludo qui questa puntata. Spero siate divertiti, mi raccomando, procederemo tra poco con la prossima puntata e con l'inizio del capitolo 13. Un saluto a tutti, raccomando, Wolf, ciao a tutti, ragazzuoli.